Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere andato ancora in pensione. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma fossi in voi terrei gli occhi aperti anche per domani perché potrebbe uscire un video molto importante. Se mi seguite su Instagram già sapete che qualcosa è nell'aria. Proprio per questo iscrivetevi, abbonatevi al canale, entrate nel Poreon, insomma fate di tutto per entrare nella conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Perché credetemi, non dovete e non volete perdervi quello che arriverà nei prossimi giorni. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Cascasse il mondo, bisogna comunque partire dall'angolo della poracciata. Avete riscattato Solstice su Epic Game Store, vero? Dai, su, fatelo prima che ve ne dimenticate. Intanto possiamo dare uno sguardo a quelli che saranno i giochi in offerta a ottobre, sia per Amazon Prime Gaming, sia per il PlayStation Plus. Con Amazon Prime avrete accesso a diversi titoli offerti settimanalmente e su tutti spicca il 5 ottobre Ghostwire Tokyo, da riscattare sempre tramite l'Epic Game Store. Per il PlayStation Plus Essential abbiamo tre titoli che saranno riscattabili a partire dal 3 del mese, il prossimo martedì. Io la chiamerei un po' la rivincita degli ultimi, visto che The Callisto Protocol è forse una delle più grandi delusioni collettive dello scorso anno, mentre Weird West è una produzione ambiziosa ma imperfetta, uscita lo scorso anno e di cui quasi nessuno ha notato l'esistenza. C'è anche Farming Simulator 2022, ma ora voglio sapere, c'è nei commenti qualcuno appassionato di questa serie? Non finisce qua però per quanto riguarda l'offerta di Sony, perché è stata annunciata con largo anticipo un simpatico ingresso nella libreria Extra Premium che avverrà a novembre, precisamente il 15. Teardown è il Minecraft dei bombaroli. Il concept sembra interessante quanto cafone e gli utenti PlayStation Plus Extra Premium potranno giocarselo dal day one senza doverlo acquistare. Nintendo invece ha deciso di investire seriamente su F-Zero 99 e, come avevano predetto in parte i leak dei dataminer, è tempo di aggiornare il Battle Royale del momento. Domani, venerdì 29, F-Zero 99 si arricchirà con la Coppa Regina nella modalità Grand Prix e saranno aggiunti anche 5 nuovi circuiti, tra cui Port Town 1 e Red Canyon 1. Ma se dobbiamo parlare del re dei giochi a gratis, Valve ha deciso di sganciare la bomba e nessuno l'ha disinnescata in tempo. Con uno Shadow Drop che farebbe impallidire anche il più random degli annunci Nintendo, ecco che ieri è stato pubblicato il seguito di Counter-Strike. Considerando che si tratta del titolo più giocato in assoluto su Steam, l'arrivo improvviso di Counter-Strike 2 deve aver tolto il fiato a parecchi giocatori. Cioè, per farvi capire, abbiamo registrato già un picco di oltre 1.400.000 utenti connessi simultaneamente. Mica male. E chiudiamo l'angolo della poracciata con l'antiporacciata, tutte quelle edizioni fisiche per cui mi odierete di avervele fatte conoscere. Vogliamo parlare della Collector's Edition della Pixel Love di Sonic Origins Plus? Costa una fucilata, ma dentro ha tutto quello che un collezionista desidera, tra cui anche la cover in stile Mega Drive, un box da paura, l'artbook e via dicendo. Si tratta di un'edizione limitata a 1200 copie, fate voi. Nella serie Terraria Introvabili abbiamo spesso discusso di come siano i JRPG a diventare i titoli più ricercati dai collezionisti su ogni piattaforma. Quindi vi immaginate il casino che può uscire fuori quando Limited Run Games annuncia l'edizione limitata di Persona 3 Portable e 4 Golden? Ecco, lasciate perdere l'immaginazione perché questo scenario apocalittico è diventato realtà. Da domani pomeriggio fino al 12 novembre si potrà preordinare l'edizione fisica di Persona 3 in diverse varianti, dalla versione base fino all'esageratissima Mega Ultra Limited Collectors, alla modica cifra di 199 dollari, più spedizioni, più dogana. Mentre dal prossimo 27 ottobre sarà il turno di Persona 4, di cui però devono ancora essere svelate le opzioni di pre-order. Qui, anche scegliendo le versioni base, sono soldi veri che partono. Quanti di voi cederanno alla tentazione? E per chiudere questa prima parte, un aggiornamento su una notizia che non abbiamo trattato ma che aveva fatto parecchio scalpore nell'ultima settimana. Infatti sul sito dell'ente di rating brasiliano era comparsa una fantomatica versione per Switch di Red Dead Redemption 2, un avvenimento che di solito precede l'annuncio del titolo, e in tanti si stavano domandando come Rockstar avrebbe potuto compiere un miracolo del genere senza tirare fuori un disastro clamoroso. Anche solo pensare di mettere tutti quei gigabyte di dati su Switch sembra un'impresa titanica, figuriamoci riuscire a farlo girare decentemente sulla vecchia ibrida. Beh, comunque, dormite pure Sony tranquilli. La pagina di questa edizione
stata rimossa e molto probabilmente si è trattato di un errore a livello di database. Per ora accontentiamoci di RDR1 e magari chissà su Switch 2. Prima però di procedere vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi stra-interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso, diteli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale e andiamo avanti. E a proposito di doversi accontentare, aprirei le notizie del giorno partendo dalle recensioni di EA Sports FC 24 per Nintendo Switch. Iniziano infatti a spuntare i primi pareri della critica su questa conversione per Nintendo Switch e sembrerebbe che finalmente EA si sia rimboccata le maniche per dare agli utenti Switch il gioco di calcio che si meritano. Nel corso degli anni sono stato stracritico della serie di FIFA su Switch e delle sue scandalose Legacy Edition, ovvero il tentativo di monetizzare il più possibile col minimo sforzo, il tutto reiterato anno dopo anno. Il cambio di licenze e l'abbandono del brand di FIFA in favore del nuovo nome Sports FC non hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione per la serie. Sono tutti concordi nel definire questo FC 24 come un FIFA 24 sotto mentite spoglie. Però una piccola grande rivoluzione c'è stata. La versione Switch non ha nulla da invidiare a quelle presenti sulle altre piattaforme. Finalmente EA è riuscita a portare il Frostbite Engine sulla console ibrida. Anzi no, dai, diciamolo in modo diverso. Finalmente EA si è decisa a portare il Frostbite Engine su Switch e a confezionare una versione di FC24 downgradata ma giocabilissima e soprattutto con tutti i contenuti propri anche delle altre versioni. Non ci sono modalità assenti né clamorose omissioni contenutistiche. FC24 su Switch è il pacchetto completo. Ci sono però delle eccezioni da tenere a mente. Innanzitutto il gioco gira a 30 fps e non a 60 come sulle altre console. Tutti i recensori concordano però nell'affermare che questo frame rate è stabile e gli unici cali sono percepibili non durante il gameplay ma nei replay e nelle cutscene. L'altro problema è che questa versione non presenta il crossplay, quindi le partite online vengono fatte solo con altri giocatori Switch. Questo però significa che anche il mercato trasferimenti del foot è limitato all'ecosistema Nintendo, che per forza di cose ha una base di utenti attiva molto più ristretta di quella PS5, Xbox e PC messi insieme. Quindi, visto che me lo state chiedendo in molti, vale la pena acquistare FC Sports 24 su Switch? Dipende tutto da voi e quanto ritenete importante il crossplay. Agli FPS e alla grafica peggiore uno ci fa il callo, ma se lo prendete per giocare con gli amici su altre console, purtroppo questa edizione non fa il caso vostro. Ma tolto questo scenario specifico, finalmente lo scempio delle Legacy Edition è solo un ricordo lontano. Diciamo che 130 milioni di console vendute hanno il loro peso. Ma passiamo a una notizia shock, una di quelle che fanno indicare Mario come se non ci fosse un domani. Jim Ryan, il boss di PlayStation, lascia Sony e abbandona il suo ruolo in favore di un pensionamento anticipato. Una notizia che in realtà è stata accolta con grande entusiasmo da una buona fetta dell'utenza PlayStation, perché non è che Jim Ryan godesse di una buona fama tra i videogiocatori. Si tratta chiaramente di un businessman estremamente capace, che in 30 anni di esperienza in Sony ha saputo scalare i ranghi di PlayStation fino a diventare presidente di Sony Interactive Entertainment, portando poi a casa risultati di un certo livello, considerando anche l'aver guidato la divisione nel periodo della pandemia. E nonostante PlayStation 5 si stia rivelando un successo anche più dirompente di PS4, la gestione di Ryan verrà ricordata per gli innumerevoli scivoloni comunicativi, la totale sconnessione nei confronti della player base e anche per delle scelte che in gran parte sono sembrate un volersi allontanare da quella che era la forza del brand PlayStation a tutti i costi. Lo si capisce da come teneva in mano il controller o da quello che pensava sui giochi vecchi, troppo brutti e arcaici per essere apprezzati da un pubblico moderno. Insomma, Jim Ryan non era un gamer e non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Siamo lontani dall'entusiasmo e dal carisma di un Phil Spencer o dalla capacità di un Furukawa di circondarsi dei giusti portavoce. E l'era di Ryan si conclude così. Ricorderemo per sempre il reveal del logo di PS5, l'audacia di PlayStation Portal e la battaglia, combattuta con ferocia, ma persa senza stile,
contro Microsoft e l'acquisizione di Activision. Ryan ha citato tra i motivi del suo pensionamento la difficoltà nel gestire la sua vita privata in Inghilterra, dovendo lavorare in America. Uscirà dall'azienda ufficialmente a marzo del prossimo anno, ma già da ottobre Hiroki Totoki prenderà il suo posto fino al 1° aprile, dei mesi in cui Totoki, con l'aiuto del CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, e di tutto il team manageriale di CIE, decideranno quale sarà il prossimo nome a capo di PlayStation. E chissà se il nuovo corso di Sony continuerà ad abbracciare la volontà di puntare tutto sui live service, oppure se la nuova direzione tornerà a porre al centro del futuro delle console Sony le grandi esperienze single player. E a proposito di grandi nomi e di grandi autori, si torna a parlare di Kojima, di Death Stranding 2 e di un nuovo State of Play. Sapete che quando c'è Kojima di mezzo l'utenza impazzisce completamente, ed è quello che è successo quando su Twitter è stata pubblicata questa foto. Lo vedete, no? Il mitico Hideo è al lavoro su Premiere Pro ed è palese che abbia intenzionalmente lasciato uno dei suoi inconfondibili indizi, no? Lo vedete? È chiarissimo. Infatti degli utenti che probabilmente passano troppo tempo su Reddit si sono convinti che il nome del progetto reciti State of Play 2023 Trailer. Quindi, secondo queste speculazioni, entro la fine dell'anno dovrebbe esserci un nuovo State of Play dove il protagonista, magari l'unico, potrebbe essere il secondo capitolo di Death Stranding. Che ne pensate? Io capisco la delusione dell'ultimo State of Play, ma queste conclusioni mi sembrano un po' affrettate, soprattutto perché Kojima solitamente per questo tipo di reveal offre a Jeff Keighley e ai suoi TGA una corsia preferenziale. Quindi, se anche dovesse essere pronto un trailer di Death Stranding 2 da pubblicare entro la fine dell'anno, non credo che arriverebbe in uno State of Play. Secondo voi? E questo però c'era tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, occhi aperti per domani, voi nel frattempo fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Jim, Michele FC, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Oh.